Si è aperta la mostra alla Casa degli Artisti, alla Galleria Elettra, una personale di Pierluigi Boschetti. È una stranissima mostra, è uno stranissimo artista, perché lui è un fisico teorico milanese, innamorato delle Marche per fortuna, e così in questo modo anzi l'abbiamo conosciuto grazie a Tina Torcellini, che ha fatto da ambasciatrice. Ed è curioso questa personale con molte sculture bellissime, sia piccole che grandi, tra il fisico teorico e lo scultore. Se sai che cosa parte prima? In realtà è nato prima l'interesse per la scultura, però vivevo nel senso da bambino proprio, no? Ho incominciato a scolpire con pezzi di legno, però vivevo in un ambiente scarsamente culturale, per cui non pensavo che potesse svilupparsi in un mestiere. Dopo la laurea in fisica teorica, dopo aver insegnato per un po' di anni all'università, invece il mestiere di scultore ha ripreso il sopravvento. Infatti sono 30 anni che Pierluigi Boschetti va in giro per il mondo sia a parlare di fisica teorica del tempo, lui e la sua moglie, e soprattutto a scolpire vari materiali. La cosa interessante di questa mostra, dai bronzi all'onice, al marmo, alla pietra, al legno. È veramente interessante come riesce a dare anima alle cose. Un critico d'arte ha detto che lui cerca l'origine. Sì, effettivamente, se vogliamo, posso parlare direttamente che il mio materiale di elezione è il marmo. Perché? Perché nell'antichità dell'era geologica, non so che cosa ci ritrovo di primordiale, di primevo, e da lì nascono però poi il suggerimento anche di andare verso altri materiali. Una cosa bellissima è che lui cerca sedimenti antichi, arcaici, cerca risposte dentro questa materia, e la cosa più bella è che lui lavorando questo pezzo, che sia marmo, pietra o bronzo, balla intorno a questo pezzo e sente il rumore dello scalpello, come fa un po' come D'Annunzio nella pioggia del Pineto, i vari rumori che sente il pennello, lo scalpello che tocca, e lui, essendo anche un musicista, perché suona il flauto traverso, e quindi fisico, musicista, scultore, che cosa prevarrà un domani? Ma senza ombra di dubbio direi lo scultore. Oggi come oggi è lo scultore che prevale nel mio interesse, no? Il resto così fa parte della mia formazione. E vorrei chiarire il discorso del suono dello scalpello. Che cosa succede quando uno scolpisce qualsiasi tipo di materiale, ma facciamo marmo, tanto per fissare le idee? Succede che quando uno arriva in certi pezzi del marmo più teneri, il suono dello scalpello diventa più fioco, allora uno rallenta, no? E gli gira intorno per cercare di lavorarlo senza disturbare il materiale. Invece in altri punti si sente che il marmo è duro e allora uno ci dà dentro di gusto, no? Quindi penso che si sia capito perché abbiamo intitolato la mostra La danza della materia, perché la danza è la sua intorno all'opera. Yeah.